Raffaele Ioime invece racconta la magia dei Potenza e del Potenza, la Basilicata. C'è stato il Matera in Serie B a metà anni 70, anche il Potenza, aveva addirittura Roberto Boninsegna, sì. Storia straordinaria. Sì, 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 no, a Potenza si vive di calcio e hanno una passione per questi colori che va oltre qualsiasi immaginazione, quindi per loro è un disagio non venire allo stadio, come lo è un po' per tutti i tifosi. Ci sono lucani in squadra? Ce ne sono due, Antonello Giosa e Jacopo Murano. L'obiettivo stagionale erano i playoff, era qualcosa di più, era la promozione? L'obiettivo stagionale era sudare la maglia tutte le partite e fare quanto meglio possibile. Siete la migliore espressione dello sport lucano in senso assoluto? Per quanto riguarda la Basilicata sicuramente, ma io penso che siamo la migliore espressione anche a livello difensivo, l'abbiamo dimostrato tutto l'anno che fino a dicembre eravamo la miglior difesa d'Europa, quindi sì, abbiamo fatto, ripeto, come ho detto prima, due anni fantastici con un gruppo fantastico, una società seria che oggi si è vista svanire un sogno che poteva diventare realtà. Quindi eravate la miglior difesa d'Europa? Siamo stati sì. Con quanti gol subiti in quante partite? Zero, era 11 partite che non prendevamo gol. Le 11 iniziali? Le prime 13 avevamo subito solo due gol. Quindi merito suo anche? Merito un po' di tutti. E lo stadio si riempie quando si gioca, quando c'è pubblico? Già sì, quando c'è una partita di livello sì. L'ultima curiosità, perché poi parte il pullman, dico, non ci sono più gli scudetti del volley femminile, quindi il Potenza calcio è la più importante espressione di tutto lo sport della regione, no? Sì, sì, sicuramente. Arrivato a questo livello dopo i risultati fantastici di questi due anni, penso di sì. Ci si riproverà? Non si sa, magari. La società è solida, sì. Sì, la società è solida, sì. Grazie.